Torniamo a fare delle follie su Fortnite. Vai. Questa volta ce l'avete chiesto in tantissimi. Proveremo a fare una muraglia intorno a Parco Pacifico. Quindi in tutto il perimetro del Parco Pacifico cercheremo di fare un muro altissimo che proprio gli fa il confine. E lo renderemo quasi una città medievale, Fede. Perché dopo una Parco città Consolini fortificata, faremo Steph, la città fortificata. Hai presente? Se poi magari qualcuno si mette sopra i lati, facciamo le torrette difensive. Vabbè. Una città strabellissima. Comunque sono molto curiosa. Vedremo come andrà. Non si è mai visto, quindi ci sta a vedere come risulta a livello estetico. In ogni caso abbiamo dato diverse regole. La prima ovviamente è non sparare. La seconda abbiamo detto non costruite dentro la città stessa, perché altrimenti sprechiamo molti mazzi ed è meglio fare delle mura più alte. E dopodiché prevalentemente ho detto che quando la zona chiuderà fuori Parco Pacifico, quindi quando non potremo più stare lì a costruire, potranno tranquillamente andarsene e sparare e quindi finire il game. E finire il game. Quindi teoricamente a chi ha qualche fucile, Fere, te lo consiglio vivamente. Sì, è sempre meglio armarsi prima. Poi dopo non si trova una ceppa, Steph. Sì, anche capisci? Perché loro radono al suolo, sì, cioè, sì, no, i consolini spazzolano via tutto. Beh, totalmente. Pam! Proprio pam, palese, proprio. Sì, sì, okay, sì. Ma durano la metà del... Secondo me hanno il piccone che invece che fare 50 fa 100, perché sì, probabile, hanno non c'è il piccone spiegazione potenziato per questi sì motivi. Una cosa non hai detto, Steph, che la muraglia, okay, sarà alta 3 pezzi di legno. Ma in realtà non l'ho detto, perché tanto non so che svagheranno. Ma mi hai detto che l'avresti detto. Ma non l'ho detto. Cioè, io l'ho detto a livello di regola, ma tanto so che non la rispettano. Perché? Perché tutti vogliono fare la muraglia più alta. Ah, beh, sì, ha senso. Quindi, cioè, consolino, passa. Beh, vabbè, ho capito, te lo faccio anche io, però fammi andare. Allora, dovete sapere che facendo questi tentativi il gioco inizia a laggare tantissimo, perché ovviamente gli sviluppatori non hanno contemplato che qualcuno potesse essere no, così certo, pazzo. No, certo, ma figurati. Quindi preparatevi a vedere anche un po' del lag. Ma chi è che attorno alla città? Cioè, di solito si fanno le fortezze, ognuno per i fatti suoi, non è che intasiamo una città. Invece sì, noi lo andremo a fare. Esatto. Qualcuno sta picconando il furgone. Piace proprio quel furgoncino. Lo so. Qualcuno ha picconato anche la mia faccia, perché è un casino prendere mazze. Ovviamente. Ok, sono riuscito a prendere un pochettino. Io adesso inizio a mettere qualche muro, così i consolini sanno anche già un pochettino il perimetro. Ok, vai. Sì, io seguo il cemento. Secondo me è la cosa più giusta per fare il perimetro della città. Sì, ci può stare, sì, perché no alla fine. Ok, vado a continuare a prendere altra legna, perché tanto così poca non posso dare troppo una mano. Nel mentre la città sta venendo completamente rasa al suolo, ma non mi stupisce minimamente, ormai ci sono abituato. Beh, anche perché è il modo più facile per fare i materiali alla fine. Sì. Che poi converrebbe, in realtà, consolini, quindi sentite questa tattica. Vi conviene prima sondare tutta la casa dentro, i divani, qualunque cosa. Poi vero, alla fine hai ragione. Rompete dei vari muri. Anche con i muri vi conviene prima in alto e poi in basso. In questo modo. Non mi picconare, Che è successo? Non mi devi picconare. Non mi piacciono i picconi in faccia. Ok. No, non piacciono a nessuno. Non mi piacciono. Qua stanno parlando tutti. Allora, la muraglia è già bella che è iniziata. Quindi adesso inizio a contribuire un pochettino anche io. Ho notato. Ma dovete girare però, sennò la casa rimane fuori. Allora, ok. Io non devo girando, stare fermo bravi, qua a ballare, perché altrimenti ho la metà dei consolini che non lavorano a questo progetto. Quindi torno okay, qua. Faccio la seconda tutto striscia. Vai. Occhio con i picconi che non ho molta vita. Mi avete già picconato in faccia diverse volte. Ma fanno cuoricini, quindi. Beata. Quelli vanno bene. Okay, guardate, saltiamo. Città già praticamente rasa al suolo e sono passati tipo 3 minuti, sì, che li vorrei velocissimi. E dopodiché muraglia già praticamente fatta tutta intorno, okay. Manca giusto un pochettino quel lato, ma lo stanno già facendo e siamo già all'altezza di 2. Io vorrei andare anche dall'alto al vedere, anche perché ho notato che siamo fuori dalla zona, quindi il tempo rimanente per fare la muraglia non è ancora troppissimo. Di conseguenza conviene cercare di muoversi e poi fare... Dovrei essere pronta. E qualche fucile? Ho trovato un vampo fucile bianco. Poi per il resto davvero hanno spazzolato tutto, Steph. Si prendono tutto, Lo so. Tu non trovi mai nulla. Lo so, infatti allora, devi proprio servono appena scendi lootare qualcosina, perché poi è finita. Ragazzi, però non vi mettete davanti se piccono. Ok. Okay. Non vi voglio picchiare, però se mi mettete davanti mentre picono vi adesso do dei colpi esco involontari. Fede. Non so neanche come uscire, Steph. Aspetta, cerco di uscire. No, stanno tappando tutto, Steph. Ok, so io mi sono fatto una scaletta e sono uscito al volo. Perché voglio vedere anch'io dall'alto, non c'era voglio modo venire di a vedere uscire con te, perché io di solito sto sempre sotto a fare lavoraccio e mi devo godere il panorama dopo, nei video, capisci? Stavolta me lo voglio vedere in diretta. Oh mio ecco Dio. Ecco qua. Mi fa rosicare lo Steph. Allora, amico, smettila di sparare. Fai da bravo. Sì, ti ho visto. Sei simpatico. Ma non mi piace chi spara. A nessuno piace chi spara. Mi ha dato spara degli scillini.
Okay. Adesso mi spara mentre mi tiro gli scillini. Esatto. Eccomi, Steph! Con un platone di consolini alle spalle. Ok, allora, per vederla, secondo me questa montagna è perfetta. Sì, anche Fare. Secondo me. Andiamo. Muoviamoci. Stai fermo con la mitraglietta. Sta dando colpi, grazie, me li prendo molto volentieri. Ok, ormai credo che i consolini abbiano imparato che a un certo punto noi andiamo a vedere il panorama. Quindi spero che non si stiano facendo domande del tipo ma se ne stanno già andando, cose così. Perché semplicemente vogliamo avere questa visione. Wow. Bello. Allora, bello. 3 di altezza. Ci fatto. Siamo, fatto. Da qualche parte vedo anche di più di 3. Senza sì, ombra sì, di perché dubbio. Perché hanno continuato a fare anche di più. Giustamente come avevi previsto. Esatto. Si esagera sempre. E poi qualche qualcuno ha puntato anche al punto. Ok, capito. Steph, no, non ti ho capito. Qualcuno? Ha fatto anche i ponti alti, quelli audaci. Infatti è appena crollato. Ai consolini non piacciono i ponti. Lo dovreste sapere. Se voi fate un ponte alto, viene per sempre. Ma perché di sotto, ci sono i consolini che sono temerari e sanno che ci devono provare lo stesso. Infatti ce n'è un altro. Guarda già. Quell'altro. Sì. Adesso distruggeranno. Quello è a rischio, Guardate comunque che spettacolo. È bellissimo. davvero fantastico. Mi e poi hanno fatto anche molto. L'ingresso, hai visto? Sì. La porticina. Ho apprezzato un sacco. Infatti, in diversi lati. Fossimo tipo parlando a voce. Ok, guarda proprio che bellino. Stanno cercando di fare le triangolini. No. Guarda che fate questi design. Chiamiamoli col nome tecnico. Davvero spettacolari. No, davvero è geniale le piramidi così intorno. Continua. Guarda, non me lo voglio godere. Finché non arriverà la zona e ci ucciderà tutti, uccideremo a vicenda, quindi. Beh, credo che sia iniziata ormai un pochino la guerra, perché no, piano. Uè. Che succede? Non mi dà picconate, non siamo in team. Se mi vuoi aiutare con una picconata. Mi sa che hanno capito male. Che siamo tutti qua, andiamo via. Corri. Bella, porca miseria. Ma io volevo vedere le piramidi, però che tristezza. Stanno continuando comunque, riesco un pochettino a vederle. Io sto scappando. Però erano bellissime. Non so chi l'ha avuta l'idea, ma davvero fantastico. C'è una piramide qua a caso. C'è un casino. Comunque. Ok, allora adesso il problema è questo. Si può sparare. Siamo 96 vivi ancora. E più o meno la metà dei player ci stanno seguendo. E sono armati e hanno il permesso di sparare. Tu che hai, Steph? Quindi, giusto per curiosità. E io ho un vampafucile. Io ho un vampafucile e un fucile da caccia. Okay. E tanta gente col piccone dietro. Che c'è, cioè, che se mi accerchiano e mi prendono a picconate, io sono morta lo stesso. Non faccio in tempo a ucciderli. Anche perché quindi, poi il vampafucile non è che un sia po' paura. The best. Esatto. Ok. Il problema è che se ci seguono noi non riusciamo neanche a prenderci armi. Comunque vabbè, penso che abbiano iniziato a sparare giustamente come avevamo detto. Dopo che finiamo e che inizia ad arrivare la zona, quindi si può regole sparare. Completamente rispettate. Questa volta sì, totalmente rispettata al 100%. Okay. Nessuno ha rovinato niente, quindi bravissimi. Allora, ancora una volta. Vedo anche che qualcuno sta morendo di tuoi tempesta. Sono rimasti magari lì a fare la, continuare la muraglia. Sì. Però hanno vedi, fatto bene. Adesso è giusto e stanno iniziando a diminuire. Sì, io continuo a non sparare giusto perché credo di avere un consolino dietro che poverino mi vuole solo seguire e non riesco ad ammazzarlo. Mi prende male. Mi vogliono solo seguire. A meno che non mi arrivi adesso una. Aspetta, mi sono girata e c'era uno che faceva pompa. Stefano, ha paura. Corri. Guarda che cosa ho trovato. Cosa hai trovato? La scar. Ah, non ci vedevo. Ok. Vuoi degli scillini? Sì, grazie. Pronta, veloce? Vai. Ok. Vedi, sono le due nostre guardie del corpo a sto sì, punto. A sto punto sì. Sì, meno male che entrambi hanno riconosciuto noi due, quindi nessuno di due ci ha attaccato. Esatto. Ok. Allora, player di fronte a noi. Ok. E qua non c'è più gente pacifica. Occhio, eh. Occhio, questo sì. Questo è bello armato. Che faccio? Mi sto correndo qua. Ok. Ok. Io non ho fatto nulla. Non aveva niente. Qualcosina. Okay. Qualcosina di triste. Oh, e gli altri, cioè io pensavo che adesso questi qua si rivoltassero contro di noi e ci uccidessero. Niente. Beh, perché niente. Sanno che comunque anche noi possiamo sparare adesso. Quindi, capito, vogliono semplicemente stare in team con stare noi. Stare in team con noi anche se poi esatto. Non si può. Peccato che non si possono fare. Vedi, dovrebbe essere bello. Cioè, sarebbe bello. E altri player di fronte a noi 150. Fare non c'è più un momento di chiacchierare. Ok, adesso basta. C'è il vero vabbè, game. Si è capito quello che volevo anche dire. Team con tante persone. Ho 58 colpi. Ah, 76. E 13 del pompa. Non è che sto siamo per piangere. Molto meglio. Ho visto anche un airdrop e secondo me questo qua ci sta andando. Gli altri che fanno? Oh, ti aiutano, Steph, vai. Ok, è morto. Ma l'Hald Cry ce l'ho pure presente. Mi sa che ci abbiamo giocato in un video. Secondo me ci abbiamo giocato e comunque me lo ricordo molto attivo su Discord. Sì, beh, è molto attivo su Discord. Occhio, Steph, eh. Ah, ecco, perché ho visto buttare. ti fanno esplodere, Steph. Perché vogliono il loot, secondo me. Ah, ok. Però anche io voglio questo loot. Può essere. È bello il loot. Ci piace il loot.
ci piace. Vabbè. No, c'era un M16 mitraglietta, ma la prendo. No. Ok. Fede, il nostro team è diventato da 10 player. Ma che famo? Vabbè, ci affronteremo alla fine, Stefano. Non ci sarà più nessuno. Ma come glielo facciamo capire? Non lo so. Era pieno di roba quello. Eh beh, certo. Bravo lui. Si è equipaggiato giustamente per uccidere. No, la zona. Mica si aspetta che noi stiamo qui a fare tutti gli amici. 8 vivi. Siamo noi. 8 vivi. E mi sa che questi 8 rispettano le regole. Io per di più stavo fino per colpire la persona sbagliata. Per fortuna sono stato anche smirato. No, perché io prima ho colpito la persona sbagliata. Vabbè. E io ho sentito rissa, mi è presa la foga. Poi nessuno ha continuato. E quindi sai come quando sei felice di qualcosa però nessuno continua e poi ci rimani male. È andata più o meno così. Perché io non l'ho ucciso, quindi scusa. Siamo ancora in 7. La zona è davvero 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 piccola. E siamo 3, 4, 5 qui sopra. Ferre è rimasta incastrata sotto. No, sto arrivando tranquillo. Insieme a qualcun altro. Credo che adesso in questa piattaforma la parte partirà alta. La rissa. Ma stanno lanciando granate? C'è un po' di delirio. È ma tutto tappato, cavolo, non riesco a salire. Vabbè, sto qua. Ok. Hai fatto partire la rissa, Steph? Cosa? Hai fatto partire la rissa? Ci siamo quasi. Dai, però perché mi perdo la parte migliore? Mi hanno non riesci a salire? No, dovrei spaccare. Spacca, spacca. Ce la faccio? Sì. Mette colpi di questo. Sei molto giù? Ok, no, sto qua. Ok. Allora. Aiuto, Siamo in 7, chissà chi vince. Sì. E la rissa ravvicinata io ho un po' un po' schifoso. Dimmi quando ci sei. Ma tu sei ancora più. Cioè, Steph, non c'è modo, Vieni. Ho salito tipo 5 piani. Ti ho creato un buco, Fere. Aspetta, sto rompendo qua. Eccomi. Siete qua o siete ancora più in alto? Più in alto, credo. Vedi, ma dove cavolo, sto bucando? Steph. Vieni, veloce. Okay, hai fatto la scala. Ok. Opla. Pronta? Vuoi scatenare la rissa? Aspetta, cerco di farlo capire. Ma non capiscono. Non mi piace sparare contro quelli disarmati. E allora che facciamo? Avete capito? No, guarda. No. Dai, no, mi hanno incastrato, non mi vedo più. Ok. Che succede, Steph? Sto cercando di sopravvivere. Anche io. Ma ora si chiude tutta, Si chiude tutta, non c'è più spazio per nessuno, Steph. Sono quello rimasto più dentro, dovrei aver vinto. No! No, perché l'hai fatto? Non abbiamo mai vinto un game quando chiude la zona. Mai. Ho fatto l'infamata. Avevo di fronte Nat. Ok. Ho detto, se uccido lui magari vince il nostro team. L'ho sparato. Io capito. Ero insieme a un altro però. E l'altro mi ha tirato una granata d'impulso. Siamo volati entrambi.